Salve e benvenuti ad una nuova puntata di Totnet Podcast, il primo podcast italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. In questa puntata vogliamo parlare della dura vita del programmatore Intanto e vogliamo dello. parlare perché siamo in due, quindi. Siamo in tre in realtà, perché siamo No, io, però siamo. Massimo e l'ospite. Esatto. No, però siamo dovuti essere in due per tener testa a un ospite di cotanta levatura. Capito? No, nel senso che siamo qui a parlare di come si sopravvive alla vita dello sviluppatore, avendo ospite una persona che è stato duramente provato dalla vita di sviluppatore, sempre in cerca della sua meta, e proprio per questo è qui a testimoniare, a darci delle informazioni e dei tip proprio su questo. Presenta l'ospite, Roberto, vai. È l'ospite Emanuele Bartolesi. Dai, Emanuele, presentati. Si sapeva, era chiaro che un argomento del genere solo io potevo No, però affrontarlo. io volevo creare l'hype, capito? Un po' di Ah, hype. ovviamente vi parlerò di come si vive e si sopravvive al lavoro dello sviluppatore, non io lavorando, però, come sapete. Cioè, io in realtà, sapete, non lavoro più, praticamente, non faccio, No, no, però. no, no, è per quello che stai qui, nel senso che noi tendiamo e aneliamo, penso che l'ultima volta che l'ha usato sia stato forse il Manzoni, No, aneliamo Tolkien. a Mi Tolkien, sembra esatto, tu, Tolkien. scusa, grande, Nel posso ritorno del andare via, re. ok, posso andare via adesso, quindi no, facciamo i seri, questa è una puntata seria, Dottore Podcast Giusto. è di una levatura seria, ci sono solo ospiti seri, quindi io e te, caro Emanuele, possiamo anche andarcene. Adesso arriva l'ospite serio. Ah, ok. Vabbè, se Vabbè. siamo sopravvissuti, come facciamo? Questo è il No, punto. prima Emanuele, fa come sopravvivi? Emanuele, per chi non ti conosce, datti una presentata, insomma, voglio... a parte che Darti una non lavori. presentata è bella, darti una presentata, Allora, mi dartela chiamo regolata. Emanuele, faccio il dev. Allora, mi chiamo Emanuele, come sapete tutti, perché ormai tanto mi conoscono quasi tutti, ormai mi vedono apparire su qualsiasi cosa che ci sia un video, ormai ci sono, cioè, fra YouTube e Twitch, però nel frattempo lavoro anche, lavoro Sì, come vabbè. full stack developer qua a Zurigo, da ormai 3 anni e mezzo che abito qua, e diciamo, questi consigli che provo a dare oggi, che poi sono consigli perché io non sono né uno psicologo né uno che ha studiato per queste cose qua, però sono consigli che mi sento di dare alle persone per non fare magari gli stessi errori che ho fatto io, perché ovviamente impari le cose quando fai gli errori e non quando le leggi e basta e le impari a memoria. Quindi, per evitare di fare errori simili ai miei che ho fatto in passato, la maggior parte di quelli che ho per oggi sono errori, e poi perché mi sono un po' appassionato all'argomento, agli argomenti, diciamo, di produttività e cose del genere da quando abito qua, perché come appunto tornando un po' a quello che faccio adesso, lavoro da casa ormai da 3 anni e mezzo e ovviamente all'inizio non è stato facile, anche perché come sono fatto io di carattere, che sono un procrastinatore seriale, proprio di quelli duri a morire, diciamo così, e soprattutto anche perché di norma io sono un pigro, in realtà vorrei stare sul divano a guardare Netflix tutto il giorno. E lavorare da casa e averci appunto Netflix, la Switch, i cani, fra tante cose che faccio, anche lo sport che mi porta via un sacco di tempo e tutto, non è stato facile all'inizio, diciamo, districarmi fra non faccio niente tutto il giorno e aspetto lo stipendio e faccio qualcosa. Il problema è che Vedi, dopo un po' mi sono accorto che non dava lo stipendio. noi abbiamo risolto non facendo sport, quindi abbiamo guadagnato Esatto. del tempo. Quindi E poi un'altra cosa, infatti, che mi viene sempre chiesta dalle altre persone, più che altro fatta notare più che chiesta, poi mi chiedono come mai, è diciamo come riesco a fare tante cose come faccio, perché alla fine la mia giornata è di 24 ore e quindi si chiedono come faccio. Ovviamente ora te fare la battuta perché non lavori, va bene, No, no, però, no, no, perché non dormi, probabilmente, non lo so, cioè. però in realtà è perché mi sono organizzato talmente le giornate che in realtà riesco a fare più cose di una persona, tra virgolette, normale, viene da dire, semplicemente perché perdo meno tempo in alcune Allora, cose. questa è interessante, secondo me copre un po' tutte le problematiche che abbiamo da un anno e mezzo, un anno a sta parte con stare a casa, no? Perché chi non c'ha la Switch c'avrà l'Xbox, chi non c'ha l'Xbox c'ha la moglie, quindi voglio Sì, dire, nel senso infatti, e che chi c'ha tutte e due, Xbox e chi la ce l'ha moglie? tutte e due è come te sfigato, per cui lascia stare, nel senso che No, infatti capita anche un po' a pennello questo argomento, perché in realtà nell'ultimo anno sono stati assolutamente. vari problemi che hanno, diciamo, aumentato Eh no, il è fatto di certo. procrastinare, per esempio, perché uno essendo da casa dice tanto sono a casa, ho tempo tutto il giorno per fare le cose, si trova alle 5 pomeriggio a farle, cosa classica, vedi, annuisce anche Roberto perché sa che è così.
Oppure un altro argomento è come evitare, per esempio, il burnout, no? Perché, per esempio, anch'io, anche se anche prima della pandemia, in realtà, lavorando da casa, uno tende, diciamo, a strafare, a lavorare più ore, dimenticandosi degli hobby, dimenticandosi della famiglia e tante altre cose. Quindi questo è un argomento, magari, non so, tratteremo più avanti durante la puntata, però sono tutti argomenti che in realtà adesso sono stati anche amplificati nell'ultimo anno. Chiaro. Io parto subito da un problema mio. Allora, io non sono un procrastinatore, sono il contrario. Cioè, io devo farlo tutto subito, anche se mi serve tra un mese. Però mi sto notando, probabilmente è dovuto all'età, perché capite che sono anziano e un po' rincitrullito, che ho un approccio del tipo comincio una cosa, quindi comincio, me ne viene in mente un'altra e switcho, lasciando quella dove sta e probabilmente ricordandomene alle 5 del pomeriggio. E questo capita tante cose, quindi già oggi mi viene comodo perché magari mi dai qualche suggerimento su come risolvere questo problema. Sì, allora, ci sono due motivi perché uno fa questa cosa qua. Uno è perché in realtà non è organizzato, no? Che può essere il tuo caso, però non lo so. Sì, no, ma uno perché è rincoglionito, uno perché è rincoglionito. Okay. Allora sono tre. Sono tre. Allora, okay. No, uno è perché magari uno non è organizzato e quindi si fa prendere da, diciamo, dagli eventi esterni, ok? E cambia priorità da un secondo a un altro. E l'altro è il discorso del, diciamo, della ricerca della perfezione, che magari non è il tuo caso in questo caso, non perché ti sto offendendo, ma nel senso che secondo me, da come l'ha descritto, non è quello, perché questa ricerca della perfezione a volte invece tende un po' a rimandare, no? Allora poi inizi un'altra cosa perché devi fare qualcosa e quindi ne inizi un'altra. Quindi te inizi a fare l'app più bella del mondo, però quando vedi che ti riesce, dici ok, la lascio stare perché tanto ho visto che mi riesce, però non mi verrà mai perfetta come voglio io, la faccio vedere solo quando è perfetta e inizi a fare qualcos'altro. No, quindi, io credo sia non sia organizzato, cioè semplicemente una questione di organizzazione, allora, però magari aspetto oggi, dopo di oggi vado alla grande, insomma. Ah, per il discorso di organizzazione in realtà è più semplice da risolvere, perché l'altro è un problema psicologico che è legato anche un po' alla sindrome dell'impostore, anche questo poi ne parliamo dopo anche di questo. Il primo è più facile perché è un discorso non tanto di carattere, ma proprio un discorso di organizzazione e prendere delle abitudini. Una di queste abitudini che uno si deve mettere in testa, prima cosa, è che non siamo persone, o meglio, animali, perché siamo animali, prima di tutto, multitasking. Specialmente Roberto, tra le altre cose. Io assolutamente sì, io sono l'animale. Sì, di cui abbiamo una diapositiva. No, se parliamo di animali, Roberto ci casca alla grande, però insomma... In realtà l'uomo non è fatto per essere multitasking, no? Quindi l'uomo nel senso umano, la bestia umana, non è fatta per essere multitasking. Ci riesce solo quasi il 3% delle persone a essere multitasking, e quindi bisogna fare una cosa alla volta. Io rientro nel 3%, io faccio un sacco di cose insieme, tutte male, però le faccio. E questo è un problema, che in realtà te pensi di farne di più, e questo è un po' un problema anche del lavoro, di come è organizzato in Italia maggiormente, diciamo così, no? Che tendi sempre a voler fare tutto subito perché c'è il cliente, ti connetti, fai, risolvi, in realtà arrivi alla fine che non ne fai una giusta, no? In realtà poi aumenti le cose e non ne finisci una, come dicevi prima Massimo, no? Quindi il multitasking a volte è un problema, il fatto di finirne una e iniziare l'altra è un po' legato a questo, ma è legato anche a volte al discorso, come ho detto prima, dell'organizzazione. Cioè, uno si deve fare, per forza di cose, e questo soprattutto quando uno lavora da casa è fondamentale, secondo me, farsi una sorta di to-do, delle cose da fare. Io sono pieno di to-do a casa, che ce l'ho sul PC, ce l'ho sulla mia agenda meravigliosa, ce l'ho una sul cellulare per altre cose, ho dei post-it attaccati a una lavagna qui a casa, perché se io ho dei to-do, ma non io e basta, in realtà è un'abitudine che se prendono tutti poi la seguono tutti, riesci a fare più cose, riesci a fare, anche se ne fai una alla volta, perché stacchi mentre il to-do come se fosse un task su DevOps, ok? Lo stacchi finché non è finito, come fai il lavoro, non inizi un altro, devi rilasciare quello in review, no? E io faccio uguale. Quando inizio a fare qualcosa, so che devo fare quel task e faccio quello. E tra l'altro questo ti dà anche una soddisfazione maggiore, perché quando l'hai finito, te dici l'ho finito, e ti sembra a fine giornata di aver fatto più cose, anche se ne fai tre, che invece di 10 come pensi di farne, diciamo che quando lo finisci ti prende la voglia di fare quello dopo perché sei soddisfatto, no? Quindi questa cosa qua secondo me ti potrebbe aiutare, questa cosa delle to-do. E questa cosa delle to-do non è così facile da, diciamo, da fare come... da inserire come abitudine da subito,
perché per prendere un'abitudine, il cervello sono degli studi, ho letto diversi libri in questo, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo riguardo a questo argomento, ci metti, non so come mai, nel senso sono uno scienziato, però ci metti 21 giorni, ho letto su diversi libri, ma tutti alla stessa conclusione, no? Quindi a volte succede che uno inizia a fare qualcosa, tipo uno inizia e dice da oggi mi tengo il diario, no? Io ho un diario, per esempio, tutti i giorni in cui la sera scrivo quello che ho fatto, come quando eravamo piccolini, no? Ma quello poi è un'altra cosa che serve, ora ti dico a cosa. Però per prendere l'abitudine, uno che fa? Inizia la sera, dice alle 8 scrivo sul diario. Lo fai 3 giorni, il quarto salti perché non c'è voglia. Lì ti devi forzare, purtroppo, è così, questo ripeto, l'ho imparato sulla mia pelle perché ho lasciato diverse volte alcune cose che ho iniziato a fare, per almeno 21 giorni. Dopo 21 giorni, questa cosa diventa Diventa un'abitudine e se routine. non la fai, ti manca proprio. C'è una roba allucinante questa cosa qua, no? Quindi anche questa cosa della to-do è una cosa che uno si deve abituare a fare, perché non è facile da prendere, diciamo, come abitudine, come routine giornaliera. E poi la to-do, molto brevemente, per farla breve, che qua sarebbe da fare una puntata sulla to-do, ma facciamo più veloce, andrebbe divisa in 3 categorie più o meno, no? Che è una, beh, in inglese puoi mettere anche in italiano, someday, waiting for, ideas, no? Quindi te hai, diciamo, delle attività che devi fare un giorno a caso, okay, quando vuoi, Sunday. Una, waiting for, è quando, per esempio, te hai da fissare qualcosa con Roberto, però devi aspettare che Roberto abbia finito di fare qualcosa e dici, questa to-do qua, a me non me la dimentico, ma devo aspettare l'input di qualcun altro, un evento esterno o qualcosa, e ti segni quello che devi fare e l'evento che te lo scatena. Perché almeno poi, quando il cervello, è incredibile, che quando, diciamo, quell'evento lì avviene, se te l'hai scritto, se lo ricorda in automatico e ti dimentichi anche meno cose a quel punto e eviti a quel punto di fare le cose all'ultimo perché ti sei dimenticato. Quindi è tutta una serie di cose che alla fine portano a essere più produttivi. E poi quello ideas, perché te magari ti viene in mente l'idea di fare una puntata per il podcast, no? Se non te la segni, con tutte le cose che dobbiamo fare tutti i giorni, Certo, te chiaro. la Chiaro. dimentichi, è normale, no? Se te invece te la metti in questa ideas, no? E la metti lì, anche se ce n'hai 500 di ideas, fa niente. All'inizio uno è un po' scoraggiato perché magari ne vede tante e dice, oddio, ce ne ho troppe di idee, no? Chi se ne frega? Però poi le devi categorizzare Questo è dopo. Roberto, Roberto è così, c'è una lista di idee, insomma, voglio dire, non è che... Ma ci sta, ma va bene, l'importante è però averci la lista, perché poi No, ogni però tanto te... aspetta, una cosa volevo capire, tu mi hai detto rimetto i post-it, metto nel diario, metto nel to-do. Però non, cioè, non dovrebbe essere tutto in una lista sola, perché altrimenti diventa dispersivo pure quello, Qua ci sono diverse campane che si possono sentire riguardo a questo, nel senso che c'è chi dice di utilizzarne una sola, e io avevo iniziato in quel modo, e mettevo tutto dentro, lavoro, cose personali e tutto. Il problema è che dopo un po' mi sono accorto che davo priorità a quel punto più alle cose a volte personali che al lavoro, perché il lavoro ovviamente è roba noiosa, non c'è voglia di farla. E quindi tendi a fare tipo piuttosto porti fuori la spazzatura e qui si torna al procrastinare, no? Piuttosto che fare una cosa noiosa, ne fai un'altra più noiosa magari, che però non ti fa pensare a quello, oddio, devo iniziare a farla, no? E quindi mi portava a questo: dividerle in realtà ti fa separare le cose del lavoro dalle cose personali, basta questa divisione, basta. E però magari sulle cose personali, diciamo sulla to-do giornaliera, ci devi solo scrivere. Rilasciare al cliente in produzione questo, poi nella to-do del lavoro esplodi i task, quelle cose che devi fare, capito? Lì ti serve solo come promemoria e più che altro anche dividere ti serve perché se la sera stacchi dal lavoro, spegni il PC dove c'è la tua to-do, se la vuoi tenere su, diciamo, sul PC oppure il cartaceo, ognuno poi deve scegliere il mezzo, non esiste un mezzo Chiaro, universale. sì, ovvio. Però almeno stacchi anche la cosa perché almeno la sera se devi leggere la tua to-do per fare le cose, fare il bagno a mio figlio, che non c'hai scritto anche mandare mail al cliente domattina, che ti torna l'ansia del lavoro, ripensi al lavoro e non stacchi con la testa. La Quindi separazione proprio, ho capito, tu dici, io ho trovato beh. questo equilibrio, però come dici te, in tanti dicono di tenerne una sola perché altrimenti perdi la cosa, no? Però non è male l'idea tua, perché tu dici effettivamente che la sera spengo il PC, vado in cucina e ci sono i posti attaccati al frigorifero che mi dicono che è quello che devo fare per casa Vabbè, mia. credo che andrebbe Perché? testata su di sé, ognuno la dovrebbe testare su di sé Ognuno, sta roba. esattamente, stavo per dire, ognuno deve testare il suo metodo e io ci ho messo un po' a trovare il mio. Adesso mi trovo bene con questo. Magari fra un mese trovo un altro tip e ne faccio, cioè, sì, lo ricambio un attimo. Quello che dicevi, tra l'altro, del post-it sul frigo che...
C'è chi usa anche Post-it per casa, per esempio, perché se io me lo scrivo sulla to-do, ma la to-do non la leggo, perché comunque è difficile prendere l'abitudine, inizio a mettere i Post-it tipo uscire dalla spazzatura. Cioè io nella to-do ci scrivo anche fare il bagno a Leonardo, davvero, a mio figlio la sera. So che lo devo fare tutte le sere, però so che devo farlo almeno, ce l'ho scritto lì sopra. Quando l'ho fatto, spunto, Sì, no? ecco, questo è interessante, nel senso che ci va tutto, nel senso che molte volte io ho iniziato, però magari, vabbè, questa ce la metto perché ritengo che me la devo ricordare. Ah, ma questa tanto me la ricordo, non ce la Tutto, metto, è la fine. tutto, Ok. esattamente, ci deve andare tutto, anche cose che ti sembrano scontate, anche le abitudini, ma sai perché? Perché poi l'abitudine ti diventa appunto Ok, abitudine certo. perché non te la dimentichi e la fai, e magari la fai sempre alla stessa ora, no? E quindi diventa anche più facile, tornando al discorso che ho fatto inizialmente, a riprendere l'abitudine, perché se te la scrivi, te la ricordi, cioè la leggi, cavolo, prima o poi la devi fare, no? E tra l'altro, collegato a questo discorso, è bene fare, per esempio, la to-do del lavoro la sera prima, quando stacchi dal lavoro, prendere l'abitudine di ritagliarsi un quarto d'ora e fare la to-do del giorno dopo. Perché questo, almeno, diciamo, a grandi linee o a grandi punti, no? Non magari dettagliata con tutti i vari punti, perché quella magari la fai la mattina dopo, però a grandi linee, perché almeno ti eviti quella fatica mentale che abbiamo tutti la sera, noi che facciamo questo lavoro, di dire: ah cavolo, domani devo fare questo, poi devo scrivere a quell'altro, speriamo di risolvere il bug, perché poi devo mandare la mail che ho scritto che ho fatto, no? Quante volte ci capita la sera che ti rimane la cosa in testa, oddio, quante cose devo fare domani? A quel punto riposi male, perché per forza di cose il cervello nella notte continua a rimuginare, ti svegli e dici: oh no, oggi sono stanco. Tranne a Roberto, che ovviamente non No, essendolo vabbè, lì a quel visto, punto c'è il no. neurone che rimbalza da Ok, solo, però... Però ti aiuta proprio a livello di stanchezza, in realtà questa cosa qua ti libera proprio la mente, perché chiaro. sempre in realtà stai ingannando il tuo cervello. Se te scrivi la to-do, lui è come se prendesse quel pezzo lì occupato da E lo quell'attività e lo svuota, svuotasse, certo. e lo svuota, e quindi dai spazio a altre cose, no? Però poi mi infermo su questi argomenti perché ci trovo... Sì, ci trovo... ma secondo me ce l'hanno tutti in testa questi argomenti. Il problema è capire il modus operandi, no? Oppure avere dei tip, poi ognuno se fa il suo di modus operandi, no? Però è sensato avere, cioè qualcuno c'è già passato, no? E quindi mi dici cosa hai fatto, poi magari io me l'adatto alla mia vita, no? Quindi Sì, no, perché questo. come ho detto prima, io ho L'esperienza. letto un sacco di libri sull'argomento e siamo sullo stesso argomento affrontato in vari modi e ognuno ti dà sempre la soluzione definitiva. In realtà ho trovato poi finalmente un libro in cui dicevo: ok, lascia stare quello che ti hanno insegnato gli altri e quello che ti insegno io, però leggi tutto quello che puoi, c'era scritto a Certo. riguardo, e poi te devi trovare la tua forma per essere No, produttivo. magari poi questi libri li potremmo mettere sul gruppo Sì, Facebook, sì. perché secondo me sono interessanti, nel senso Sì, quello che volentieri. Infatti, magari sto... mandaceli. Sì, sto finendo di scrivere, tra l'altro, un ebook corto, sono 50 pagine, sono quasi in fondo, su proprio la gestione del tempo per Guarda, noi. ti volevo dire, perché non lo scrivi? No, Prima, davvero, perché non lo sai perché so, non lo no. scrivo? No, è tutto Sai perché non lo veramente scrivo? in questa sessione è tutto programmato prima, tutto abbiamo un copione, stiamo recitando, ma sta cosa io non la Sì. sapevo veramente. No, in realtà questo lo sto finendo di scrivere e mi sto sforzando, perché io ho anche in ballo ancora il libro della sindrome dell'impostore che non sto finendo, perché anch'io fallisco ogni tanto in queste cose di to-do, ma in realtà non sto finendo, non perché non lo voglio finire, perché non ho tempo, cose del Perché hai genere, paura di non farcela? Se, ma anzi, perché ho la sindrome dell'impostore a scrivere il libro della sindrome dell'impostore, no? E quindi recursiva. mi trovo, no, te lo giuro, sto malissimo perché ce l'ho lì, mi piacerebbe uscirlo, il libro, però non riesco a finirlo perché ho paura di dire cose che poi non sono giuste, no? Perché in realtà, come ho detto all'inizio, non sono né uno psicologo né uno psicoterapeuta Vabbè, né vabbè. Beh, di psico tu ce l'hai, a parte niente. No, questo, insomma, nel senso, lo però ci ho sanno passato benissimo tutti. talmente tanto tempo in passato che Voglio dire. probabilmente mi hanno dato la laurea anche a me, guarda. Sì, è come quelli che fanno le maratone, dopo un tot di maratone ti danno la laurea honoris causa in Esatto, USP, sì, no? uguale. No, che tra l'altro, ora scherzi a parte, ma anche a livello di umore, queste cose qua che vedete adesso, in realtà diciamo che tutte tendono a renderti comunque felice. Cioè la cosa più importante che dobbiamo ricordarci sempre quando facciamo questa cosa qua, che ti devi essere felice di quello che fai, anche Ecco, se è una cosa... dilla Roberto, Come? dilla Roberto, dilla Roberto, dilla Roberto. Vedi No, se aiuta anche a lui.
Sembra una cavolata, ma se sei felice e tendi a essere... Io sono una persona negativa di natura e tutt'oggi sono una persona negativa, ho le mie giornate no, ma questa cosa di fare le cose e doverle fare perché ci vado due e così via, in realtà ti tolgono un peso e ti tolgono quel senso di mancanza che hai a volte durante il giorno, dire oddio non ce la faccio, oddio tante cose da fare, perché in realtà vedendo quello che devi fare e vedendo che piano piano le porti a termine, in realtà ti dà psicologicamente, certo, chiaro. Quella fetta di pessimismo che tutti noi abbiamo, chi più o chi meno. A parte che oggi è meglio essere negativi che essere positivi, però questa è un'altra battuta. Mia, possiamo chiudere la puntata, grande dai, dai, battuta. Ragazzi, andiamo, dai. No, come fai a essere felice se per esempio non l'hai completata tutte le attività che hai messo in programma? Bravo, questo non l'ho detto prima. Allora, mettiamoci in testa, tutti, che se te ti segni 7 task da fare in un giorno, molto probabilmente ne fai 4, ok? Perché? Perché la vita è meravigliosa, ti infila dentro l'imprevisto, e se ti avevi calcolato un'ora fai quello, quello non lo fai perché ci metti 3 ore e quello dopo non riesci a farlo. Oppure, io mi sono accorto nell'ultimo anno, ha festeggiato un anno adesso Leonardo, che a volte è capitato, Leonardo ha la febbre, mi saltavano tutti i piani, Leonardo si sveglia mezz'ora dopo, mi saltano i piani. Non ti devi assolutamente scoraggiare, perché capita. Anche questo l'ho trovato scritto in un libro che si chiama Agenda Appunti, si chiama, in cui ti spiega come fare la tua agenda a punti, questo poi lo scegliamo lì, e c'è scritto, se a fine giornata non hai finito i punti, è bellissimo, vuol dire che hai avuto un sacco di imprevisti, e la vita è bella perché è piena di imprevisti, capito? Quindi, diciamo, devi prendere l'imprevisto, anche lì, è vero che per lì magari uno può avere un giramento, diciamo così, di testa, intendo. Però devi prendere come dire, ok, risolvo l'imprevisto e mi rimetto sotto a fare più task possibile. Devi prendere un po' come un challenge quotidiano, questa cosa degli imprevisti. Però purtroppo poi alla fine gli imprevisti col cliente come fai a metterli d'accordo? Cioè il cliente si aspetta delle cose, tu c'hai gli imprevisti 3 giorni di fila. Ma anche senza cliente, anche gli imprevisti della vita, cioè te... Porto Leonardo a scuola la mattina, foro la macchina, perdo un'ora, no? In quell'ora lì avevo pianificato, come faccio io che mi pianifico al minuto le cose, dico ok, ho forato, prima risolvo questo, però siccome sai quello che devi fare dopo, in realtà non ti prende neanche l'ansia, dici oddio ho forato, ho perso un'ora, adesso semplicemente arrivi a casa, certo. Prendi la tua agendina, dici questo task qua oggi non lo riuscirò a fare e lo sposti già il giorno dopo, capito? Quindi è tutta una serie di cose che sembrano... Tra l'altro, oddio, quante cose ho da fare per organizzarmi. In realtà non è così. Ovviamente non bisogna perdere tempo, perché poi arrivi a un punto che rischi di fare, no? Esatto. Che perdi il 90% del tempo a organizzarti, esatto. E il 10% a fare le cose, no? Però in realtà è più difficile raccontarle che poi a farle in pratica. Perché io per fare la to-do la mattina, adesso ci metto 10 minuti, soprattutto quando poi prendi appunto l'abitudine e sai esattamente quello che devi fare e dove devi scriverlo. Fai pum 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 e la fai. Poi magari l'aggiusti durante il giorno perché il task l'hai scritto non male, però insomma lo correggi, okay. Però non andrebbe, diciamo, linea di massima ritoccata e nemmeno, tra l'altro, aggiungere punti a task del giorno dovresti fare. Se te arrivi in fondo e hai finito 5 task e te ne hai segnati 5, non è che devi smettere di lavorare, per amor di Dio, oppure smettere di fare quello che dici, ok, mi metto sul divano e fisso il vuoto. Quello no, però non devi neanche dire, vabbè dai, ne ho fatti 5, siccome l'ho finiti, aggiungo il sesto e il settimo, no? Perché a quel punto... vuol dire che o hai pianificato male la giornata con i tempi che avevi fatto e hai fatto una stima a ribasso, il che ti insegna a farlo il giorno dopo meglio, ovviamente, oppure rischi di esagerare con i task e quindi rischi a volte, come dicevi prima, di metterne 10, ne finisci 7, 6 e ti senti schifoso perché ne hai fatto meno, no? Quindi lì ti devi un po' tarare all'inizio devi mettere in conto che sbaglierai sicuramente. Il consiglio che posso dare io è che questo è il metodo che ho trovato io, siccome avevo lo stesso problema all'inizio, quello che mi faccio io, mi segno sulla mia agenda appunti, che vi consiglio come libro, ho diviso la pagina con le ore, sai, classica agenda, no? 8, 9, 10, e mi segno con la parentesi quadra, vado a prendere tipo dalle 8 alle 9 questo, e ci metto il task accanto, cioè lo stacco diciamo da sopra, ci metto il numero di riferimento al task sopra, perché task poi li metto tutti insieme in una lista, no? E poi mi segno in quel modo lì le ore, così so che non posso dire ho da fare 8 task ma ho il tempo per farne 4, e come fai, no? Cioè, e quindi diciamo non puoi farlo, però appunto
cioè devi fare un po' questo rodaggio iniziale in cui ti devi un po' sistemare e capire anche te quanto ci metti, perché un conto è fare una stima su una cosa tecnica, un conto è fare una stima su una cosa non tecnica, stendere la lavatrice, che ne so se quel giorno ci sono le lenzuola o sono solo calzini e devo appaiare, no? Se sono lenzuola ci metto un minuto, la stendo sullo stendino e vado via, su di calzini li devo riappaiare e ci metto mezz'ora, no? Quindi devi dare un po' una stima, però sempre appunto, ricordiamoci, ricordati che sicuramente non finirai tutto e se finisci qualcosa prima, meglio, fai piuttosto delle micro attività dopo, che magari hai rimandato nei giorni precedenti, così via, però senza esagerare ad aggiungere task, altrimenti ritorni nel loop, oddio non riesco a far tutto. Però voglio capire una cosa, no? Scusami, se tu hai una giornata di 8 ore, no? Facciamo l'esempio della classica giornata lavorativa standard 8 ore, e tu sai che i tuoi task impiegano un po' di più, però li finisci tutti, non rischi di poi andare lungo pur di completare tutto, perché magari dice sono arrivato a 6° task, ce ne ho 7, il 7° ci vuole un'oretta in più, quasi quasi lo faccio adesso, così me li levo tutti da mezzo. Non c'è questo pericolo, secondo te? Cioè di lavorare in più del solito, perché poi a quel punto la tua lista un po' ti porta... Per come sono diventato io, diciamo, così inquadrato... Svizzero, direi. Comunque... Svizzero, esatto, lo faccio il giorno dopo, lo sposto. Quindi riesci a chiudere la giornata, cioè, basta, per oggi ho fatto quello che devo fare. Sì, perché se no si torna al discorso di prima del punto del burnout e dello staccare, perché... Che gli stranieri fuori dall'Italia dicono, io lavoro per vivere, non vivo per lavorare. Esatto, questo mi connetto a un altro... Ha dato là per un altro argomento che sono... Era previsto, c'era il copione, non è che ha dato là. No, che sono appunto le 5 palline di Dyson, vengono chiamate. Dyson non è il... Con l'aspirapolvere. No, è l'ex amministratore delegato di Coca-Cola, che parlava, era uno fissato su queste cose qua. Poi sono anche lì dei libri, non voglio dire cose a sproposito, perché c'è sicuramente gente che ne sa più di me. Però diceva che la vita... è formata da 5 palline, no? Il lavoro, la famiglia, la salute, gli amici e lo spirito, ok? E te, mentre, come un giocoliere, stai lì e lanci queste palline in aria di continuo, perché ti devi arrabattare fra queste cose, no? Fra questi diciamo, ambiti, argomenti, sì, principali, no? Queste cose principali. Il problema è che solo una di queste qua è di gomma e l'altra sono di cristallo. Ovviamente ci vuole poco a indovinare che quella di gomma è il lavoro, okay? Quindi che quella può cadere, ma le altre non puoi farle cadere, perché in realtà il lavoro è comunque lavoro, chi se ne frega, le cose importanti sono altre, no? Sono appunto la famiglia, la salute, gli amici e lo spirito, sono le altre 4 le palline fondamentali che non devono cadere, perché se cade il lavoro, se cambi lavoro, che okay, metti da parte e riparti. Chi se ne frega, cioè, se ne frega, non è... No, c'è, no, certo, sì. Okay. Però è una cosa risolvibile, no? Questo ve lo dico perché io ho picchiato una musata forte anni fa su questo argomento, perché ho dato priorità troppo al lavoro e avevo perso di vista, guarda, non voglio esagerare, ma diciamo tutte e 4 le altre cose insieme, praticamente, no? Perché avevo dato priorità esclusivamente al lavoro. E mi sono ritrovato, avevo il lavoro, avevo i soldi, ma ero comunque infelice, no? Certo. Ma tipo stavi in Italia, stavi in quel periodo. Sì. Vabbè, però Vabbè, ma credo sia universale sta cosa. No, non c'entra niente. Anche se vai a stare in America, sì, per esempio, questa qua non a caso l'ha detto l'amministratore di Coca-Cola, che era comunque americano. In America sono più sbilanciati ovviamente sul lavoro, come sapete, nella maggior parte dei casi, adesso prendendo... No, cioè non è che sono tutti così, no? Più sbilanciati sul lavoro, infatti non a caso l'ha detto un americano, che ha detto ragazzi guardatevi intorno, sono cose più importanti da fare nella vita, no, che poi uno dice è facile ragionare così perché uno che non ha problemi, cose, i problemi ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo, però appunto il lavoro fra queste cose qua è l'unica cosa risolvibile, no? E quindi se una cosa non la fai la sera ma vuoi stare mezz'ora in più con tuo figlio a guardare la televisione, guardare Netflix senza fare niente e ti sembra di essere come si dice, improduttivo e perdere tempo, no? In realtà non stai perdendo tempo, perché stai facendo la cosa che ti rende più felice di tutti, cioè che è quella di passare il tempo
con chi ti vuole bene, con a fare una cosa che ti piace. Io la sera, ti faccio un esempio banale, la sera avevo un problema in produzione con un cliente, io la sera però a un certo punto devo staccare dal lavoro perché ho Leonardo a casa, no? E come regola quando sono con Leonardo spesso non guardo nemmeno il cellulare, a parte per cavolate quando scrivo a Massimo e questa gente qua, no? Però fondamentalmente non guardo il cellulare. Perché ho visto che quella cosa lì, per passare il tempo, anche se ho da fare altro e rimando di un'ora o due piuttosto, mi dà più ricarica che a finire quel task lì, no? E quindi qui si torna al discorso delle cinque palline, che lasci da parte qua del lavoro, ce n'hai quattro e basta dopo da gestire come giocoliere. Una è sempre in aria, due sono sempre in aria a quel punto, perché sì, una, due, dipende come fai il giocoliere, poi qui si entra un'altra cosa, però fondamentalmente è più facile gestire a quel punto quattro palline come giocoliere rispetto a averci la quinta, che tanta quella di gomma e la puoi riprendere quando vuoi, perché quella di gomma comunque rimbalza sempre, capito? Le Ma altre lo no. spirito che cos'è? Alcolico? No, lo spirito. Comunque c'è il copione davvero, c'è il copione davvero, Massimo, perché lo spirito si ricollega. Guarda, lo spirito viene inteso come in realtà è la tua ricarica personale che ti serve. Perché la famiglia, la salute, no, e no, gli amici. E quindi il caso di Roberto è quello alcolico, perfetto. Il caso mio è quello alcolico, sicuro. No, lo spirito viene inteso come diciamo, benessere. Tutto il benessere interiore, però, no? Che può essere qualsiasi cosa. Per me, per esempio, è lo sport, per esempio, che è un po' legato alla salute, ma la salute viene intesa come, cioè, cerca di stare bene, no? Perché esatto, sì, stay safe. Per me lo spirito è lo sport, per esempio. Ho iniziato a fare tantissimo sport perché mi sono accorto che è uno dei metodi che ho io per non pensare a niente e resettare le cose, no? Perché, un po' perché sono sotto sforzo, è uno sport di endurance comunque faccio, un po' perché sono sotto sforzo e non riesco proprio a pensare a niente. Che è una cosa che andrebbe fatta tutti i giorni, e quindi per me, per esempio, lo sport, ma ho iniziato anche da un po' di tempo a questa parte a fare una cosa che non ha niente di esoterico, ve lo garantisco, che è meditare, no? Questa fosse una cavolata, veramente una cavolata, ho detto, ma che meditare, ti metti lì, om om, no? Non serve a niente. In realtà il meditare, diciamo, per noi occidentali è una cosa presa come una roba, dice, oddio, te ti metti a meditare, fai yoga, ti metti a fare chissà che cosa. No, in realtà non importa fare yoga per meditare, perché meditare, diciamo, viene inteso in modo più spicciolo come non pensare a niente per un po' di tempo. E questo ti ricarica. Roberto ci vive così, però, ragazzi. Roberto ci vive così. È la rovescia. Lui medita e poi ogni tanto si sveglia. No? Ogni tanto lavora. Cosa è meditare? In realtà non importa fare corsi, non importa fare niente, bisogna, diciamo, no, però, bisogna mettersi lì, però, trovare, dimmi. No, però dicevo, il discorso dello spirito, vabbè, ho fatto abbattuto lo spirito alcolico, perché effettivamente mi piace durante le feste a tavola un po' di alcolico, però a parte le battute, io ho fatto anche effettivamente un corso verso l'estate scorsa, un corso sul sito, vabbè, non voglio fare pubblicità, comunque si trattava di un corso erogato da una grossa università che parlava della scienza del benessere e parlava proprio delle strategie che possono essere attuate per aumentare la propria felicità e il proprio benessere interiore. E tra queste cose qua c'erano effettivamente una serie di considerazioni, anche degli studi scientifici veri e propri, cioè non c'erano le filosofie così, diciamo, orientali, c'erano proprio degli studi scientifici basati sui comportamenti umani e sugli interventi che possono essere fatti per migliorare, diciamo, la propria tranquillità, la propria serenità. E tra queste cose qua c'erano anche lo sport, c'era anche, che ne so, dormire almeno 7 ore a notte, c'era comunque avere rapporti con persone, addirittura c'erano delle strategie che riguardavano, che ne so, parlare con gli sconosciuti, perché molte volte l'essere in contatto con delle persone che non si conoscono comunque ti dà il modo di apprezzare qualunque cosa che ti sta intorno, no? Quindi, e poi c'era la meditazione, yoga, c'è una serie di cose. Quindi non è banale questa cosa qua, non è il fatto di non pensare effettivamente una delle cose. No. Guarda, sono tutte cose che, diciamo, di cui abbiamo parlato nei prossimi minuti, quelle che ha detto, perché in realtà appunto non c'è dietro anche la meditazione, ma quello che hai detto te, no? Al trovare il benessere interiore che
Di solito noi cosa pensa questa cosa qua, da occidentali, da dire, pensiamo sempre che sia roba che non ci appartiene, questa cosa qua, no? Che sia roba completamente separata dal nostro mondo. In realtà non è così, perché non serve loro, diciamo, chi ha inventato queste cose qua, e poi le ha trasformate in una filosofia di vita e tutto. Ma in realtà lo hanno fatto perché? Perché si sono accorti che era parte integrante della vita per stare bene, no? Anche lì ho letto un altro libro di cui non mi ricordo il titolo adesso, poi comunque ti manderò poi a quel punto i link, in cui spiega questa cosa qua, in cui dice come mai le persone più longeve sono sempre nei paesi orientali e c'è un'isola addirittura in Giappone, un'isola che tra l'altro ci avrà tipo, adesso non mi ricordo una cifra, ma 500 abitanti, in cui sono tutti vecchi e hanno tutti sopra i 90 anni e stanno ancora bene fisicamente e mentalmente. Perché? Perché loro, diciamo, per filosofia di vita, fanno un sacco di meditazione, lavorano, perché la gente che lavora nei campi e tutto, però fanno un sacco di meditazione e quindi hanno la mente più libera, si riposano meglio e tendono a vivere di più. Quindi portare quella cosa lì nel nostro mondo ci aiuta a migliorare. E meditare, come ho detto prima, in realtà non importa fare. Aiutano, per l'amor di Dio, però non importa fare per forza yoga, andare 10 volte a settimana a fare yoga. Uno può iniziare anche a casa sua, No, tranquillamente. Ti infatti. metti in una stanza, ovviamente deve essere silenziosa, comunque ricordiamoci che deve essere la stessa stanza in cui lavori, diciamo così, perché altrimenti sei circondato da cose che ti danno distrazione. Ti metti semplicemente a sedere, non a sedere su una sedia dove stai svaccato perché sennò ti addormenti. Okay, ma su una sedia normale, oppure può stare anche in ginocchio in terra, che è la cosa migliore, può stare in ginocchio, e ti metti in ginocchio, se hai problemi a stare in ginocchio, dietro le gambe ti metti un cuscino in modo sai, da non schiacciare le ginocchia, quindi tutti possono farlo, anche chi ha problemi come me alle ginocchia, e diciamo con la schiena dritta, no? E inizi a respirare. A quel punto in realtà non ti addormenti, perché se stai con la schiena dritta in ginocchio e ti addormenti, picchi la faccia a terra. Quindi il cervello sta vigile, no? È così, Sì. sta vigile e sa che non si deve addormentare. E il meditare in questo caso qua, che diventa quasi simile a pregare, qui forse si entra proprio più, in realtà vuol dire non pensare a niente. Il problema è un altro, il cervello non È ce la fa a non pensare a niente. complicatissimo, esatto, che è complicatissimo. No, ma sai che è complicato? Perché il cervello, per autoprotezione, non ce la fa a non pensare a niente. E questo è un problema, no? Quindi per non pensare a niente, devi far pensare a qualcosa al cervello in modo da fregarlo, no? E ci sono Tipo vari l'immagine bianca o un mezzi. rumore No, di. peggio, ancora più semplice. Soprattutto all'inizio, puoi trovare un metodo fantastico. Ci sono due metodi semplici. Uno è quello di premere con la lingua sopra al palato. No? Sai perché? Perché siccome è una posizione in cui la lingua non viene, non ce la metti mai lì sopra, no? Quindi hai una sensazione di misto fra affogare, barra, oddio che è sta roba che c'ho sul palato, e quindi il cervello tende a concentrarsi su quello, no? E quindi ti senti proprio che stai così, in ginocchio così, dici, oddio, che sta succedendo, no? E a quel punto però già lì ti rendi conto che non stai già pensando più a niente, perché sei concentrato sulla tua punta della lingua. Un altro metodo è quello di è un po' più doloroso di mordersi la guancia all'interno di lato, sai, Massimo, e no? Massimo già lo sta facendo, bravo Massimo, bravo. Sì, perché anche in quel modo là è simile a quello del Ma palato. forte Massimo, Sta il forte. cervello, siccome il dolore è univoco nel corpo, cioè te senti il dolore solo in un punto nel corpo, no? E quindi il cervello si concentra su quella parte lì, dice oddio, qua, qui. E a quel punto te, con gli occhi chiusi e tutto, in realtà non te ne rendi conto, ma non stai già pensando più a niente. Questo per iniziare è comodissimo. Poi dopo un po' ti Beh, verranno Roberto, tanti basta che tipo. sta normale in quel caso. In quel Sì. caso, Roberto, stando normale, non pensa niente. Cioè, non. Dopo un po' Poi, in in realtà, col automatico. neurone va da solo. Dopo un po' in automatico, man mano che prendi l'abitudine a fare questa cosa, sono sempre l'abitudine, vedete? No? Trasformare tutto in abitudine. Prendendolo come abitudine, riesci anche da solo a quel punto, senza vari trucchi, ok, a trovare il modo di non pensare a niente, semplicemente concentrandoti e respirando. Che la respirazione è un'altra cosa fondamentale. E quanto tempo lo fai ogni giorno? In realtà ti bastano anche 10 minuti dopo.
All'inizio ci metti una ventina di minuti più o meno a trovare il non pensare a niente, che sembra, ti metti lì, non pensa a niente, no? Poi in realtà inizi, oddio, la spesa, devo andare a fare il lavoro. Dopo un po' vedrai che ti verrà naturale non pensare a niente. E ti giuro che dopo, nonostante ti sembra di essere più rincoglionito perché sei stato a occhi chiusi 10 minuti nel buio, magari, in realtà ti accorgi che sei più carico di prima. Perché quel discorso che il cervello non ha pensato a niente è il momento in cui sei riposato più di tutti, più di quando dormi addirittura. Perché quando dormi comunque il cervello, anche se non ti ricordi, magari sogna, fa cose, la digestione, brucia carboidrati, fa un casino di roba. Cervello quando dormi, in quel momento lì invece è concentrato solo su quello. E quindi ti riposi molto di più. Quindi bastano anche 10 minuti. Non importa, addirittura neanche farlo tutti i giorni, questa cosa qua. Potresti farlo una volta ogni 2 giorni, se proprio. Meglio sarebbe farlo tutti i giorni, però capisco che poi fra quello e lo sport e organizzarsi, il tempo ovviamente diminuisce, no? E motivo per cui non a caso mi sveglio alle 5 di mattina, adesso. Ecco, adesso sugli orari ne parliamo perché a me mi è venuta in mente un'altra cosa, però, cioè tu hai detto gli imprevisti ci sono, però come gestisci gli imprevisti canonici? Mi spiego meglio. La mail è un imprevisto canonico, cioè lo sai che arriva, Sì. cioè io la tengo aperta, secondo me faccio una gran baccata, tra virgolette, Bravo. nel senso che voglio dire, però non ce la faccio a chiuderla. Come La, gestisci sta cosa? per esempio, vuoi che affronti prima la mail, che tanto è un'altra Ah, come cosa, ma vuoi, cioè, ti lascio campo libero, questa sul copione non c'era, però vabbè, dai. inizio dalla mail perché è un argomento che mi sta anche questo a cuore. Poi magari dici te se ho detto tutto. Per esempio, la mail è la fonte di distrazione più alta che abbiamo noi Lo so. informatici o gente che lavora comunque che fa il nostro lavoro. Distrazione più grande perché ti arriva la mail, ti arriva la notifica in basso a destra e te per forza ci butti l'occhio. E se non vai a leggere, perché l'anteprima non basta, se non vai a leggere cosa c'è scritto, stai lì con, no? Sai, quando, la sensazione di quando stai per cadere, quando salti, stai per tornare giù, no? Fino a che non la leggi. Quindi tu ci clicchi e che succede? Interrompi il flow, interrompi, che stai facendo? Il tuo cervello si annienta completamente, legge la mail, che magari non te ne fregava nulla, perché Poi ne eri leggi addirittura un'altra, del poi ne leggi un'altra. tipo, ci vediamo domani a pranzo, e te manco ci vai a pranzo, ok? Ritorni su quello che stavi facendo, fissi lo schermo per 5 minuti o 10 dicendo cosa stavo facendo, magari correggi anche cosa stavo facendo pensando che ho fatto una cavolata e ti rendi conto che invece era giusta, perché non hai pensato che prima avevi fatto un altro errore. E quindi la mail è la cosa più sbagliata del mondo a tenere aperta. Quello che faccio io, ma non è così facile, è leggere la mail praticamente una volta al giorno. So che non è facile. Io sul cellulare non ho le notifiche della mail, per capirsi. La mattina alle 6:30 io ho un task che è leggere mail. Giuro così, mi spunta la notifica, leggere mail. Non le leggo prima, eh. Io mi sveglio, faccio le cose, non leggo la. Per cosa facciamo tutti cos'è? Togli la sveglia, mail, no? Tu già, il tuo cervello ha già dato un banana perché stai già pensando alle cose che devi fare. Guarda come ride Roberto, che è la prima cosa che fa quando si sveglia, anche te Massimo, leggi la mail subito. No, fai le altre cose, quali sono, e sei quando vuoi, ti metti un task, mezz'ora dopo che ti sei alzato, che leggi mail, le leggi, rispondi a tutti, ok? Perché ci deve essere la famosa inbox zero. Se te hai zero mail da leggere, no, il tuo cervello dice non ho mail da leggere, basta, ciao, ho finito, tu cosa devo fare? Se ci sono delle cose che ti richiedono più tempo, della mezz'ora che ti serve per leggere la mail, no? Le metti come task perché vuol dire che è un'attività lunga. Piuttosto rispondi, l'ho messo nella to-do, ti faccio sapere domattina alle 9, ok? Così quello non ti riscrive un'altra volta dicendo quindi, Sì, perché non lo. Certo. gli hai detto ti faccio sapere domattina alle 9, ok? E te lo metti come task, magari con eventualmente fai un'eccezione con la scadenza domattina alle 9, ok? E chiudi la mail. E non la guardi fino al giorno dopo. All'inizio ti garantisco che stai male, te lo dico perché lo facevo anch'io, però se, come dico sempre, se è una cosa urgente, quello piuttosto ti chiama. Il cellulare, c'hai Teams, c'hai Skype, c'hai Facebook, c'hai qualsiasi cosa. Se non è urgente, ti manda la mail. Perché se te ti arriva la posta a casa con una multa, il tizio che ti fa la multa non ti dice me la devi pagare entro un'ora, ti dice hai tempo una settimana.
la mail ha lo stesso funzionamento. Infatti si chiama mail apposta, si chiama posta apposta, apposta apposta, senti il casino. No? Quindi in realtà è la stessa cosa, no? Se uno ti scrive email, entro un quarto d'ora hai da fare questo, mi dispiace, ma è lui che ha sbagliato il mezzo di comunicazione. Perché in un quarto d'ora io sono, tu non puoi sapere dove, che la mail è una cosa meravigliosa, è asincrona, no? Cioè io te la mando, non so te dove sei, cosa fai, se mi puoi rispondere, magari sei andato in vacanza, hai preso permesso 2 ore per portare il cane dal veterinario, a me se mi scrivi in un quarto d'ora devi connettere, devi fare, il mio quarto d'ora, cioè da quando la leggo ho un quarto d'ora, capito? In quel senso è asincrona. Certo, no? sì, chiaro. Quindi, certo. Però ripeto, questa cosa qua non è facile e ovviamente non su tutti i posti di lavoro si può fare, no? Io ho educato i miei clienti, ci ho messo un po', alcuni italiani, si viene il dubbio, ok? E quelli con cui ci ho messo più tempo sono quelli italiani, no? E loro sanno, te lo giuro, ho un cliente o due che lo fanno adesso, mi scrivono apposta la mail la mattina, perché comunque faccio un piccolo strappo alla regola anch'io, cioè rispondo alle 6:30, ma la tengo aperta fino verso le 8, ok? La lascio lì da una parte, perché magari quello mi risponde, così rispondo subito, non sta a aspettare un giorno, dipende da quello che c'è scritto, no? Mi scrivono tantissimi ormai, alle 8, momento appena svegli, no? Perché sanno, uno me l'ha detto un giorno, ti scrivo adesso perché so che mi rispondi, no? Perché so se domani non mi rispondi, no? Perché io una volta che lo dissi, guarda, te scrivi pure alle 3 del pomeriggio, ma te devi sapere che fino alle 6:30 la mattina, al giorno dopo, io non la leggo. Quindi per me, ti faccio risparmiare tempo, me la puoi scrivere anche la sera alle 6, così il giorno ti fai i cavoli tuoi e mi rispondi. Se è urgente, mi chiami, ma siccome non hai il mio numero di telefono, perché non lo ho nessuno, mi chiami su Teams, e se io Teams l'ho chiuso, non ti rispondo, ok? E perché, vedete, l'urgenza poi ce l'ho anch'io, ovviamente, eh? Cioè non è che il problema di produzione ce l'ho anch'io, però tanto ci avete sempre, sicuramente, il collega che tiene la mail aperta tutto il giorno, e se c'è un problema in produzione, in qualche modo a te la notifica d'arriva. Bisogna provarla sta cosa, perché in realtà mi mette ansia, già solo a pensarci, però no, capisco benissimo, la teoria è facile, sì. No, ma infatti ho detto, anch'io all'inizio ho avuto difficoltà, io ci ho messo 7-8 mesi a fare questa cosa qua. È la cosa più difficile, tutte quelle cose che ho detto oggi, è la cosa più difficile che ho trovato da fare. Cioè, il non leggere la mail durante il giorno. E se non mi fidate di me, giustamente, e per esempio un'altra persona che fa questa cosa qua, che tutti conosciamo, è Montemagno. Okay, Montemagno, che tutti conosciamo, è uno dei miei idoli, peraltro. Anche, non a tutti piace, a me piace da morire. Anche lui fa questa cosa qua, no? O almeno la racconta. Però credo che la faccia, perché è abbastanza affidabile su quello che dice, per fortuna, altrimenti non sarebbe Monti, no? Anche lui fa la stessa cosa, l'ha imparata a fare, perché anche lui ovviamente, facendo quel lavoro di comunicazione, che ti puoi immaginare quante mail può ricevere una persona come lui, ha detto che smetteva di lavorare perché non lavorava più a forza di rispondere alla mail, e passava quella sera a lavorare, iniziava la sera alle 8 a lavorare fino a mezzanotte, a quel punto sei stanco, non sei produttivo, no? E si rincorre la cosa, e quindi quello sarebbe meglio non leggerla la mail. Quindi credo di averti risposto a questa cosa qua. Sì, assolutamente. Però mi hai confermato quello che purtroppo immaginavo e sapevo e avevo letto, è che in teoria, come al solito, la teoria è sempre molto facile, la pratica non lo è. Però... ho detto poi, Massimo, dipende dal lavoro che fai. Cioè, io che sono parecchio tecnico ancora, per fortuna, posso permettermi di farlo, no? È ovvio che il tuo manager che lavora fra email e Teams non può permettersi di chiudere la mail, perché è un po' il suo lavoro, quindi va sempre un po' calato l'estremo chiaro. In quello che fai. Poi dipende anche te, magari, che fai un altro tipo di lavoro rispetto al mio, invece di leggerla solo alle 6:30, la leggi 3 volte al giorno. No, ecco, però l'idea di avere degli slot temporali ben fissati, questa potrebbe essere una soluzione alla notifica, all'ansia da notifica, diciamo. Che usano tanti. Vero. La leggi la mattina alle 9, la rileggi prima di andare a pranzo a mezzogiorno e mezzo, la rileggi non appena ricominci a lavorare dopo pranzo, perché sennò non lavori più, la rileggi, che ne so, alle 4 del pomeriggio e alle 6 prima di uscire. Però sì. Se invece la tieni aperta tutto il giorno, continua a notificarti. Sì, l'ansia da notifica è chiaro, sì, evidente. Poi evidente. Una regola fondamentale della inbox zero è: se sei nel tu, la leggi. Se sei in CC,
la puoi leggere anche la mattina dopo, perché vuol dire che in realtà ti stanno informando di qualcosa. Ma io c'ho la regola, quindi sto in una cartella apposta il CC. Ecco, già questo, no, ma già questo è buono, perché non tutti ce l'hanno. Già il fatto di avere la regola, e se magari io non lo faccio nemmeno io stesso qua, perché comunque ne ricevo poco di mail, di averci le categorie, cioè mettere una sorta di colore sulla mail o qualcosa, poi uno trova il suo metodo per dire questa è una cosa che devo fare, questa è una cosa che invece devo dire, questa è una cosa che devo fare fra un mese, ok? Quello è un altro metodo ancora, però la mail, e per fortuna noi almeno nel nostro mondo adesso è un po' diminuita, se vuoi, la mail, no? Adesso abbiamo un'altra distrazione che magari sono i servizi di messaggistica, che può essere Teams, per chi usa Teams, può essere Slack, usa Slack, ma che è quasi peggio. Io Teams spesso lo metto in D&D, per esempio, durante il giorno. Mi sono messo degli orari in cui io non rispondo su Teams, perché avevo chiuso la mail a un certo punto, ma però c'avevi Teams. Certo. C'avevo Teams. E lei la notifica è uguale, come sempre in basso a destra, ti spunta qualcosa lì e sei distratto. Ti metti in D&D, ti metti, così non ti arrivano neanche le chiamate, no? E almeno non hai il senso di notifica. Quello che ti frega però del D&D è il pallino rosso che ti viene nella taskbar, no? Perché in realtà io sono D&D, ma vedi il pallino rosso e dici, oddio, chi mi ha cercato adesso? Per esempio, adesso ce l'ho io adesso il pallino rosso, no? So io che t'ho scritto, chiaramente. Io ho il pallino rosso lassù su Teams, no? Però sono talmente abituato ad avercelo ormai, quel pallino rosso lassù, che dico, oh, vabbè, leggo fra 10 minuti. Però se ti metti degli, diciamo, degli slot di deep work, in cui ti metti in D&D, riesci comunque a non rispondere. Gli slot di D&D, scusami, di busy, di deep work, lo puoi fare in questo modo qua. Anche qua sono, diciamo, teorie varie. Siccome non puoi non rispondere tutto il giorno, devi stare in D&D tutto il giorno, a meno di casi estremi, che può succedere, il problema che no, magari ti metti, ti accorgi che nel tuo lavoro il tuo momento più produttivo e libero è la mattina da 9 alle 11, no? In quel lasso di tempo là ti metti in D&D, ti metti, e il giorno magari no, perché comunque il giorno sei più stanco, sei meno produttivo, puoi rispondere a messaggi, no? Però è bene ritagliarsi almeno un paio d'ore al giorno in cui dici, anche se mi cade un macigno sul PC, continuo a scrivere sulla tastiera come se non ci fosse un domani, no? E questo, anche questo qua, ho visto che mi ha fatto aumentare la produttività. Io a volte ti ricordo che arrivo la mattina alle 10, alle 11 e ho già finito quello che devo fare per il giorno, ma non perché sono bravo, assolutamente, perché per certe cose ci metto il doppio dei miei colleghi, ma semplicemente perché, appunto, fra il deep work, i task e tutto, diciamo che tendo a fare tutto il più velocemente, ma bene, ovviamente, in modo da non esserci neanche il rework, perché un'altra cosa che ti ammazza è il rework delle cose, no? In modo da dire, ok, quando alle 11:30 ho finito tutto, dopo, potete partire questo tipo qua, ho più tempo per cazzeggiare il pomeriggio, per esempio, no? E se parte quest'ottica qua, essendo, come ho detto io prima, di natura pigro, uno non farebbe niente a parte ridere e cazzeggiare tutto il giorno, no? Se parte quest'ottica qua, dici, prima finisco, meglio è ancora meglio. E soprattutto devi fare le cose, questa è l'ultima cosa, su questa cosa del to-do e della deep work, le cose più noiose dovresti farle subito. Perché se aspetti di farle alle 3 del pomeriggio, già sei stanco, non c'hai più sbattimento, non le fai. Se invece le fai subito, prendi e te le togli. E il metodo per farle subito, visto che hai visto i miei video purtroppo per te di MB Uncut, hai visto che è il famoso metodo dei 5 secondi, no? Ora, poi sembra che sia, diciamo, un marziano io queste cose qua, con tutti questi metodi, no? Però li sto usando tutti perché almeno riesco a fare qualcosa. Il metodo dei 5 secondi, spiegato in 3 parole, è: quando non hai voglia di fare qualcosa, conti fino a 5 e inizi a farla, no? Sembra una regola stupida, ma se te provi la mattina, quando sei nel letto che hai ancora sonno, presente, no? Quelle sei assopito, no? Conti fino a 5 e butti giù un piede e ti alzi. Una volta che sei in piedi, poi inizi a fare le cose, no? Stessa roba al lavoro. Quando sai che devi debuggare in produzione un problema e sai che ti devi collegare in VPN e poi scrivere a quello, l'altro dice, oddio, vabbè, fra 5 minuti lo faccio, dai, adesso non c'ho voglia, e guardi i video su YouTube. Poi torni lì e dici, no dai, altri 5 minuti perché adesso tanto è presto, non ce la faccio, no? Se ce fai 1, 2, 3, e già al 3, sei già sulla tastiera che digiti il nome della VPN,
così devi connettere, al 5 hai già iniziato, e una volta che hai iniziato va in automatico, perché poi il cervello è, anche in questo caso va in protezione, quando sa che c'è una cosa che è noiosa da fare, anche lui la tende a rimandare, non è il carattere, dicono, è il carattere, non è il carattere, siamo noi fatti male, chiunque ha questo problema, no? Poi c'è chi ha più forza di volontà di un altro, ma di default il cervello rimanda le cose noiose, perché si annoia e non c'è voglia di annoiarsi il cervello, e quindi una volta che inizi a farla poi la fai, perché ormai sei dentro, entri nel flow e la fai e la finisci, così te la togli, e prima fai le cose noiose la mattina e dopo il giorno prende una piega meravigliosa, perché ti sei già tolto le cose noiose e hai più tempo per divertirti, per studiare, per fare le cose, no? E poi chiudo qua la cosa, questi argomenti, poi mi fate altre domande se volete. Per questa cosa qua, diciamo, legata al deep work, legata a 5 secondi, mi mette in testa l'argomento principe di tutti, che la regola, sarebbe stata la regola del 69, che però non mi piaceva molto come nome, che io ho trasformato nella regola del 70, no? Perché... Roberto, non ridere come un forsennato, non c'è da ridere. Tanto ne ho parlato proprio oggi, ho uscito un video su YouTube che parla di questa cosa qua, su Biancat, della regola del 70. Oggi. Cosa? Me lo son perso oggi. Vado e l'ho fatto uscire alle 4, se non sbaglio, ero in ritardo. Chiudiamo subito che devo vederlo, vai, via. La regola del 70 funziona così, così ti risparmio di vedere la regola velocemente. Allora, tutti vi parlano del pomodoro, 25 minuti, 5 di pausa, 25 Infatti, minuti. Te lo stavo per chiedere. Per il copione sempre, no? Nel nostro lavoro non funziona, perché? Perché te, se provi a fare 25 minuti, passi i primi 10 a guardare come un ebete le tre righe di codice che non funzionano e capire come mai, e non sei concentrato, poi inizi a fare e suona il timer e c'è 5 minuti di pausa, ricominci con 25 minuti e ripassi i primi 10 a fissare il vuoto, no? In realtà lavori su un'ora che in teoria dovresti fare col pomodoro, ne hai lavorati 20, no? E non finisci la roba. Io ti volevo fare una domanda del genere, non, cioè, collocandola sì sul discorso del pomodoro, il timer e tutto quanto, però più che altro il rischio che, per esempio, io sto correndo e che corro tutti i giorni è quello di stare 4-5 ore senza alzarmi mai, anche se poi l'orologio ogni ora mi segnala che sto da un'ora seduto, no? Perché devo finire quella cosa e... Però quando poi ne comincio un'altra non riesco a... Cioè, non riesco a prendere la strada di alzarmi. E quella regola del 70 ti aiuta? Perché con questa regola qua del 70, ti spiego perché come si arriva al 70, te inizi a fare la cosa, invece di utilizzare il pomodoro 25-5, ripeto che non serve a niente nel nostro lavoro, fai la regola del 52-18, ok? Che sarebbe stato 51-17, che però, no, quant'era? 52-17 doveva essere, scusami. Chi ho trasformato in 52-18, mi sono concesso un minuto in più di pausa, no? Per fare il numero pari 70. E con questa regola qua, in quei 52 minuti, in realtà, hai sempre il problema dei primi 10 minuti, a volte anche un quarto d'ora, soprattutto all'inizio, quando un po' ti abitui meglio, in cui non sei concentrato, ma c'hai però dopo, cavolo, almeno mezz'ora di lavoro in cui fai solo quello. E però in quei 52 minuti devi togliere, proprio per la serie, ti metti il focus assist sul PC, quindi nessuna notifica, a parte quelle urgenti magari, ok, il cellulare lo giri, io lo giro il cellulare, lo metto faccia in giù, lo metto così, non vedo neanche se che si illumina, che è come la notifica uguale, e poi quando è finito, diciamo, quel deep work, prima cosa sei molto stanco, cioè accusi questa mezz'ora in cui sei lì, oddio quando finiscono, no? Perché poi sembrano lunghi 50 minuti, non poi ti accorgerai che in realtà passano molto velocemente, perché sei talmente concentrato che il tempo non lo guardi più. In quei 18 minuti di pausa però, non è che dici, oh, ora c'ho la pausa, prendi il cellulare e vai su Instagram, vai a vederti video su YouTube. No, devi fare una cosa totalmente diversa da quella che stai facendo. Cioè, proprio cammini, vai fuori. Io ho gli elastici, per esempio, qua vicino alla scrivania, faccio esercizi con gli elastici, alle braccia, piuttosto che stretching alle gambe, o così via, perché ho dei problemi alle gambe. Approfitto di quei 18 minuti per fare stretching alle gambe. Proprio fai cose, vai ad accarezzare il cane, porto fuori il cane a volte, no? Perché mi aiuta, è una cosa che mi aiuta a staccare a me. Inventi un framework JavaScript in 18 minuti? anche, però a quel punto rientra anche 52. Fai queste cose qua, fai. Quindi questa è una regola che funziona meglio del pomodoro, che è tanto
millantato da tantissime persone, in realtà il nostro lavoro non funziona. E con questo risolvi anche il problema che dicevi te, forse, no? Di dire sì, potrebbe mi alzo alle 7 a 4 ore, che è quello che in realtà uno sbaglia, dice inizia a fare qualcosa, finché non l'ho finita sto qui, no? In realtà dopo un po' non sei più produttivo, ma è proprio è naturale, cioè è una cosa fisica proprio. Il cervello non riesce a stare concentrato per tutti mezz'ora, 40 minuti, poi dopo un po', proprio da solo, per autodifesa in questo caso qua, inizia a sviare e a farsi i cavoli suoi, con pensieri, inizi a pensare che vai al mare, le vacanze, le cose, no? Quindi cose del genere. Quindi in realtà con questa regola qua ti salvi. E qua si torna al discorso che ho detto inizialmente, come mai riesco a fare, sembra ad altre persone che riesca a fare tantissime cose durante il giorno, no? Per questi motivi qua che ho detto adesso, che ho detto diciamo questa puntata oggi, perché ho talmente schedulato tutto che perdo meno tempo, ma in realtà mi ritrovo poi più tempo libero, perché finendo di fare le cose prima e avendo tutte schedulate con dei tempi precisi non perdo tempo. Poi ovviamente mi capita anche a me la sera in cui non ho voglia di fare niente, dico ma sai che c'è, chiudo l'agenda con i task e vado sul divano a fissare la televisione guardando la pupa e il secchione e il Grande Fratello, che è cosa che peraltro faccio e lo sapete che non scherzo, però per esempio per me quella cosa lì di guardare la pupa e il secchione e il Grande Fratello mi prendono in giro da solo, ma lo faccio che per me è un modo per staccare la testa, perché se metto la sera a guardare un film, a volte ovviamente lo faccio anche quello impegnato, in realtà sto risforzando il cervello a seguire cosa di no, e a volte arrivo la sera che sono talmente stanco, mi guardo il Grande Fratello, mi guardo o la pupa del secchione, ma se lo guardi con l'ottica, ok, è un programma che lo guardo per ridere o per dire oddio, fare due risate, può andare bene anche quello per staccare. Cioè, ognuno sì, poi sì. Aspetta, io li uso perché ho lì, io sono contento che ci sono quei programmi lì, perché adesso c'è un programma meraviglioso, dato che vi consiglio, che è La Caserma, okay, che è meraviglioso, è meglio del collegio, ragazzi, il collegio è già troppo impegnativo, La Caserma è molto più bello, guardatelo perché è meraviglioso. Esatto, sei muto Massimo? Scusate, un'ultima cosa, sì, ero muto perché giochicchiavo. Quanto dormi? Poco. Bravo. No, in realtà anche lì dormire sembra strano, ma noi dev siamo quelli che pensiamo ho da fare da me tante cose, lavoro la notte perché sono più produttivo. Quello è un escamotaggio del cervello, che è l'istinto di sopravvivenza per finire le cose, in modo che lui pensa di essere libero dopo e tende a dormire poco, fare le cose la sera e tutto, no? In realtà dormire poco è la cosa più improduttiva che ci sia, perché capito, il cervello Massimo? Non riposa e la mattina dopo non fai niente. Massimo, quindi, Massimo sicuramente dorme poco. No. Meglio no. Andare a letto prima la sera, anche se non hai finito di fare le cose, e essere più lucido la mattina dopo, che andare a letto a mezzanotte e svegliarsi alle 4 e dormire 4 ore. Allora, loro, chi ha studiato, dice che bisogna dormire dalle 7 alle 8 ore. Proprio 7 o 8, perché se ne dormi di più, il cervello ovviamente si rincoglionisce, no? Perché tende a quindi fare... abbiamo capito Roberto perché. Perfetto. Se dormi 12. Se ne dormi meno... Magari. Se ne dormi meno, il corpo e il cervello, tutte e due, perché poi vanno di pari passo, non ce la fanno a recuperare. Io ho trovato il mio equilibrio a dormirne 6, perché poi ognuno deve dormirne... Io dormo 6 ore a notte, sì, mediamente, ma non lo faccio... Cioè, prima dormivo 5, adesso sono passato a 6. Però esatto, 5 sono poche. Riesco. 5 sono poche, cioè te lo dico per esperienza, anch'io dormivo 5 prima. 5 sono poche, poi, vabbè, quando faccio sport tanto devo dormire di più, ovviamente, perché altrimenti veramente la mattina mi sveglio che non alzo le gambe dal letto, proprio perché non ce la fai a recuperare, no? Però... diciamo ognuno anche lì deve trovare la sua dimensione, l'importante è diciamo non aspettare di andare a letto, cosa che fanno tutti quando uno ha sonno, dovresti andare a letto prima di aver sonno, perché quando hai sonno è tardi, è il tuo corpo che sta dicendo oh, oh. No, cioè, devi andare a letto anche se non hai sonno, sembra strano, ma io la sera alle 10:30 più o meno prendo e vado a letto, no? Anche se non ho sonno. Quello che faccio, diciamo, per farmi venire sonno, prima cosa il cellulare non lo guardo nell'ultima ora prima di andare a letto, non lo guardo più, perché altrimenti si torna nel loop del guardo quello che c'ho da fare, guardo, e poi c'è la luce del telefono che tende a risvegliare il cervello e così via, no? Quindi il cellulare tendo, poi anche lì c'è sempre la volta che lo guardo, ripeto, non è che sono in una caserma, appunto, però tendo a non guardarlo. Se non lo guardi, diciamo che ti aiuta anche
andare a letto più fresco. Quello che faccio io come abitudine, altra abitudine che ho preso, io avevo smesso di leggere, ho legato l'abitudine di leggere all'andare a letto. Quindi quando vado a letto, io leggo un quarto d'ora, 20 minuti, leggo, in modo che, è vero che non è proprio riposantissimo per gli occhi, ovviamente, perché già stiamo tutto il giorno al PC, però siccome la sera non ci sto, dalle 6:30 finché vado a letto al PC, diciamo che tendo a non starci, in realtà diciamo ti puoi permettere di leggere, diciamo così, no? Un po' che poi, un quarto d'ora, 20 minuti, a quel punto, per il tempo che stiamo al PC, noi non è niente, no? Dovete leggere o su libri di carta o sul Kindle, non il Paperwhite, sarebbe meglio, perché comunque il Paperwhite, anche se è una luce, diciamo, fatta apposta per leggerlo, che è pur sempre una fonte di luce. Io, anche lì, ho il Paperwhite, per esempio, perché la sera, poi stando in letto, non voglio disturbare chi è con me, e tengo il Paperwhite. Lo tengo a luce bassissima e quindi non mi dà fastidio. Però leggere un quarto d'ora, 20 minuti, ti concilia il sonno, perché comunque la lettura è una delle cose che tutti dicono, leggo una pagina e mi addormento, no? In realtà, eccomi, io so così. Dico, va bene anche guardare le figure come fa Roberto, che non sa leggere, sì. Esatto. In realtà ti succede quello, perché te sei nel silenzio, magari in mezzo al buio, così, anche se non leggi, ti addormenti molto probabilmente, no? Il problema che succede è che se te non leggi, non fai un'attività, no? E ti metti giù così a dormire, in realtà il tuo cervello riparte, no? E sei finito. Invece se leggi, il tuo cervello tende comunque a spegnersi, perché leggere comunque è un'operazione relativamente dispendiosa ma semplice per il cervello, e tende comunque a spegnersi. Quando ti stai per appisolare, prendi, metti il libro lì sopra e ti addormenti. Quella è una... Così ho utilizzato questa abitudine, appunto, rendere abitudine le cose è fondamentale. Ho legato questa abitudine a una cosa anche utile, che è quella del leggere. Ok? E che quindi, stai leggendo, per esempio? Che stai leggendo? Diciamo, la sera ultimamente mi sto leggendo, siccome ho poco tempo per leggere, mi sto leggendo libri, adesso ho un po' smesso, su questi argomenti qua. Perché in realtà mi sono accorto che leggendo romanzi, sono appassionato, non mi dava la soddisfazione in quel momento là. No, quindi non devi leggere per forza, non leggo roba tecnica, roba di programmazione non la leggo, la sera per addormentarmi, perché si torna al discorso di prima dello staccare e tutto, però sono accorto che leggendo libri di questo argomento in realtà io mi rilasso, perché capisco meglio me stesso, capisco meglio e mi rilasso. Però a volte switcho, mi sto rileggendo, per esempio, mi sono letto per l'ennesima volta Alice nel Paese delle Meraviglie ultimamente. Sembra strano, a 38 anni, però quasi 39, però ho riletto Alice nel Paese delle Meraviglie, ho riletto Gulliver, ho riletto, sto leggendo libri così, che sono un misto fra il leggero, perché comunque Alice nel Paese delle Meraviglie, sì, ovviamente è un libro, ora, da bambini non tanto in realtà, perché non è proprio un libro da bambini, se non è, anche se parla di cose da bambini, però sono libri leggeri che però appunto non ti impegnano così tanto il cervello come un libro un po' più, cioè già un giallo sarebbe molto più impegnativo. Vabbè, poi se uno piace i gialli e si rilassa con quelli, vanno benissimo, ognuno deve leggere anche lì quello che... Tra un po' dovrei leggere Le fiabe a tuo figlio la sera a letto, quindi... Le fiabe le sto scrivendo a mio figlio, sto scrivendo Aret, è un libro, un romanzo su un popolo... un popolo di programmatori. Beh, io in realtà diciamo che nasco artista in principio, poi sono venduto alla programmazione, ma nasco poeta, poi ho detto vabbè, troppo facile fare poeta, faccio il programmatore, è meglio. quindi è per quello che non sono normale, cioè è ovvio che non potevo fare cose normale. No, però fermati, normale qua non lo è nessuno, non credo che tra tutti gli intervistati in questo podcast negli ultimi n anni ce ne sia uno normale, non credo. Ma proprio. Come furi da sto podcast, no? Io non conosco nessuno normale. No, diciamo, insomma, di solito frequentiamo i nostri simili in termini di normalità, per cui insomma. Vi dico, l'ultimo tip da destacare, che ci vuole un secondo, che è quello di togliere l'orologio dalla taskbar del vostro PC. No, questo non lo posso fare. Allora, vi giuro, provate questo, me lo fate come favore personale, poi mi scrivete un messaggio. Guarda, lo sto facendo. Di farlo domani, potete farlo stasera o domani, no? E di provare un giorno a non avere l'orologio. Vedrete
che farete le cose in minor tempo e le farete subito, perché se te vedi l'ora, dici, sì, ah, alle 11 devo finire questo, vabbè, dai, sono 10:35, tanto so che ci metto un quarto d'ora. Ho capito, chiaro, sì, certo. Cazzeggio certo. 5 minuti, no? Se non sai che ore sono, ti trovi al pezzo e la fai subito, oddio, non so che ore sono, la faccio. Ma l'orologio, il telefonino, c'hanno tutti l'orologio. Cioè, vabbè, quello che prima non lo guardo sempre, quindi in realtà non lo... Vabbè, poi, vabbè, ogni tanto, anche se lo guardi, fa niente, però non hai un riferimento fisso. Quante volte butti l'occhio sull'orologio durante il giorno? 1 milione, più o meno, sul PC. Sì. Fatemi questo favore qua, per favore, provate... Anche chi poi riguarderà la puntata, provate un giorno a non mettere l'orologio e ditemi quanto vi trovate bene. Appena scopro io come non, si leva, lo faccio. Io non riesco più a su Windows 10 è una roba allucinante, devi cercarlo nei settings della taskbar, non direttamente della taskbar, ma devi cercare tipo time nei settings e ti viene fuori, ci ho messo un'ora a trovarlo qualche tempo fa. Però non me lo sono mai posto il problema di levarlo e visto che ci vuole più di 30 secondi a farlo, vuol dire che devi metterlo nella task, e quindi domani come primo Bravo. Task è Bravo. Cercare quello, okay. Il to-do, togliere l'orologio da Windows 10. Mi sa che abbiamo finito il tempo, quindi volevo dire solo l'ultima cosa per chiudere, credo che abbiamo finito, no? Il tempo più o meno. Sì. Vi dico l'ultima cosa, che è quella a cui tenevo più di tutti, che è la mia filosofia di vita che ho preso da un po' di tempo a questa parte, da un anno, credo più o meno, un anno e mezzo, no, 2 anni ormai adesso, che è una delle prime cose che ho imparato, diciamo, tutti questi metodi. Noi siamo sempre, io per primo lo ero, alla ricerca dell'essere perfetto, di non sbagliare mai, di essere perfetto davanti agli altri, e soprattutto diventi molto punitivo con te stesso a fare questa cosa, no? Perché tende a dire, cavolo, però se avessi fatto, e cavolo, però quello lì è più bravo di me, e cavolo, vi dico una cosa, chi se ne frega, cioè, dovete iniziare a dire chi se ne frega, e la cosa fondamentale è che non dovete cercare la perfezione per essere perfetti agli occhi degli altri, oppure agli occhi di voi stessi, è uguale, ognuno può trovare le motivazioni che vuole, ma dovete cercare di migliorarvi ogni giorno, non per essere perfetti, ma per fare meno schifo del giorno prima, ok? Se te oggi dici corro 20 minuti e il giorno dopo ne corri 21, perché ce la fai con le 21, hai già fatto meno schifo di ieri, e quindi, diciamo, devi essere felice. E qui sono all'inizio, no? Quello che si diceva prima. Bisogna essere felici di fare meno schifo di ieri. Questa è la cosa più bella che c'è, che ci ha dato la vita, no? Che possiamo fare in modo semplice. Riuscire a fare meno schifo del giorno prima. Se domani iniziate a usare i task, con qualche sforzo, che avete fatto meno schifo del giorno prima che non avete fatto, ok? E se un giorno riuscite a farlo per 3 giorni di fila, usare le task, avete fatto meno schifo dei 3 giorni precedenti. È tutta una somma, no? Fino ci a che proverò. Non è... ci proverò, provate. Però non garantisco che faccio meno schifo di ieri. Diciamo che tu, per te dovrebbe essere semplice in realtà, perché cioè, sì, voglio dire, uno partendo da basi molto basse, partendo da basso, cioè, voglio dire, un attimo, basta fare uno step in più, ma si può sempre scendere ancora più in basso, si può scavare sempre. Una parte di scherzi, questo prendetelo come filosofia a tutti, anche chi ci ascolta, ci guarda, non so cosa succederà, di non provare a essere per forza perfetti, perché poi vi punite e basta, non serve a niente, già c'è la vita che fa schifo di suo, che ci punisce. Provate semplicemente a fare meno schifo del giorno prima, è la cosa più semplice che c'è da fare e che ci viene meglio. E è basta. Gratis, ci mettiamo poco. Esatto, e soprattutto è gratis. È gratis. Massimo, hai capito? Domani mattina, ricordati, appena ti svegli, prima cosa ditti a te stesso, faccio meno schifo di ieri. Diciamo, evito di guardarmi allo specchio e di sputarmi, però questo piccolo dettaglio. è già è un primo step. Sì, cosa devi fare domattina, Massimo? Cosa devi fare domattina per fare meno schifo di oggi? Non aprire il telefono subito. Non guardare la mail subito. Non guardarti allo specchio. Vai in cucina, prendi un bicchiere d'acqua e lo bevi. Quella è la prima cosa che devi fare tutte le mattine, perché il cervello a notte si disidrata e non sei produttivo se non bevi 1 o 2 bicchieri d'acqua, meglio 2, però se riesci anche 1 va bene, perché la mattina non è facile bere così, un bicchiere d'acqua. No, di solito no, invece non è vero, di solito parte, non dico mezza bottiglia d'acqua, ma quasi. Bene, già questa è una buona abitudine. Domani 2 bottiglie.
Mi raccomando, però massimo col bicchiere e non alla bottiglia. Perché Ah, questo no. se bevi alla bottiglia, Aria. inconsciamente pensi di stare affogando, perché fai così, no? E già il tuo cervello entra in paranoia. Ok, se invece bevi dal bicchiere, no. Se può, però se può fa niente così, cioè No, fatitemelo, no? Cioè, che ecco. cazzo? Infatti faccio una vita, in realtà faccio una vita schifosa. Cioè, ma chiudiamo se in convento, scusa, favo prima, no? Esatto, tipo il nome della rosa, quello che Cioè, dammi il cilicio e mi do il botte sulle spalle, no? vabbè, niente. Ah, vabbè, allora userò il bicchiere anziché attaccarmi a garganella, vai. Va Più bene. bicchieri. Va Mi bene, raccomando, la perfetto. bottiglia piglia l'acqua, non il vino, mi raccomando. No, quello il rischio lo corri tu, non io, per cui. No, la mattina no, a Va tavola bene. sempre. Va Va bene. bene. Emanuele, che dire? Doveva essere una cosa pronosticata attorno alla mezz'ora. Io l'orologio ce l'ho ancora, quindi lo sto guardando. È A andata ben mezz'ora? oltre la mezz'era. È andata Ah, ben ero oltre. giù. No, no, però secondo me è tutta roba, tutta robettina molto chic, molto di classe, ecco, direi. Quindi. Bene. D'accordo. E niente, io ti ringrazio, credo anche Roberto. Invito tutti a Assolutamente. seguirti sui vari canali, Twitch, YouTube e vari canali, quindi, cioè. Poi li mettiamo Dappertutto tutti ormai. Punto. Bravo. facciamo tutta la lista sotto, sarà una lista lunga, però la facciamo. E vi ricordate che domani mattina, appena vi svegliate, fate meno schifo. Io, Esatto. oddio. Io me lo segno subito, aspetta, me lo metto nel to-do. Bravo, guarda che segnarsi, no, potresti segnartelo, ricordarmi di fare meno schifo del giorno, di provare a fare meno schifo del giorno prima. È un Mi pare bell'impegno. molto un ricorda, mi pare molto un ricordati che devo morire, mo me lo segno, però chiuderei con questa citazione cinematografica, quindi. Va bene, d'accordo. Grazie, ragazzi. Grazie a te, Grazie, Emanuele. Emma. Grazie a tutti. Ci sentiamo Buona alla serata a prossima. tutti. Ciao. Ciao. Ciao.